Lunghi giorni e piacevoli notti qui, Roland Shine raffreddato, e anche questo gioco devo dire che ha preso un'influenza della Madonna, o perlomeno il suo cinema, perché ragazzi è una cosa indecente. Io non riesco a... non mi registra le partite per intero, veramente è già bello se arriva a 5 minuti di registrazione. Quando cambia host, purtroppo non mi registra. Quando, anche se io sono l'host, mi registra al massimo 5 minuti. E quindi niente, questo è tutto quello che riuscirò a farvi vedere per via di questo problema. E ho perso veramente dei bei gameplay, tipo questo è l'inizio di un gameplay che è finito tipo 70 a 7, no, 71 a 7, qualcosa del genere, e purtroppo mi rimane soltanto la parte iniziale, che comunque è abbastanza bella. Dopodiché vi attaccherò un altro gameplay molto simile, e che lì mi ha registrato, mi sembra, 2 o 3 minuti, per via che è cambiato l'host, e quindi niente. Qua intanto appunto sto facendo un gameplay in quartier generale, una modalità che mi piaceva fin dai tempi di Modern Warfare 3, e sono con il, diciamo, mio team. Non è che è propriamente mio, perché alla fine in quartier generale ognuno gioca un po' per conto suo, ma c'è una tattica in comune, un accordo che permette di fare veramente dei bei gameplay se strutturato bene. Intanto qua avevo finito le munizioni e raccolto un MSC da terra. Allora, passiamo un po' al lato tecnico, vediamo un pochettino com'è strutturata la mia classe. In sovraimpressione vedete brevemente la mia classe, se volete prenderne spunto o copiarla potete semplicemente stoppare il video. L'unica differenza è che qua usavo inflessibile al posto di antischegge, siccome non avevo ancora sbloccato antischegge. Tuttavia, antischegge è veramente un'abilità molto utile in quartier generale, se volete conquistare il QG vi salva veramente tante volte, perché sul QG arriva di tutto, dalle granate alle Semtex al C4 e anche le bouncing betty. Partendo dall'arma principale usavo un FAL e i miei accessori preferiti per i fucili d'assalto sono sicuramente caricatore rapido e calcio, che mi aiutano in diverse situazioni. Caricatore rapido perché si rimane meno esposti, non uso caricatori aumentati perché in questo gioco aumentano soltanto circa di un terzo la capienza dei caricatori, dunque caricatore rapido mi salva di più lo stesso contro diversi nemici rispetto a caricatori aumentati. Seconda cosa, calcio mi dà una mobilità quasi pari a quella delle mitragliette, quindi veramente per muoversi meglio nell'uno contro uno mi aiuta veramente tanto, e per quello che l'ho scelta. E inoltre in questo gameplay usavo anche selettore di fuoco, siccome il FAL è un'arma a colpo singolo. Ora è una buona arma anche a colpo singolo, ma dopo un po' viene male al dito a continuare a pigiare quel tasto, quindi no, a parte gli scherzi, è veramente veramente comoda da usare automatica. Ha un razzo di fuoco molto basso se usata automatica, ma una precisione veramente incredibile. Non so se avete visto le prime due uccisioni che ho fatto in questo gameplay, quasi assurde. E dunque è una non è non so dirvi se è una classe overpower o così, perché alla fine ogni fucile ha un po' le sue particolarità. Sicuramente un fucile molto potente, l'M8, come avrete visto anche da altri gameplay. Tuttavia, ecco, l'M8 ogni tanto non è così preciso. Il FAL è molto preciso, però ha un razzo di fuoco molto basso, e io lo trovo molto affidabile dalla distanza, da vicino invece perde un po', quindi è una classe abbastanza equilibrata. E io lo uso appunto cercando di mettere abilità anche per la mobilità, a partire da estrazione rapida che tante volte mi salva, fino a leggero. E veramente nell'uno contro uno io preferisco sempre avere il massimo della mobilità fin da quando ho iniziato Black Ops 2. E per ora mi sto trovando abbastanza bene, tuttavia non è detto che sia la soluzione ideale, dipende molto anche dal vostro stile di gioco. L'arma che ho raccolto da terra è semplicemente un MSC, una delle mie mitragliette preferite, assieme al PDV e il Vector. Allora, l'MSC ha veramente una portata incredibile, un buon danno, è preciso, ma ha il difetto di avere un razzo di fuoco ancora abbastanza bassino rispetto ad altre mitragliette. Poi c'è il PDV, che è anche quell'arma molto precisa. Intanto qua muoio, tra poco mi sembra che questo gameplay si blocca, non so bene come succederà, ma vedrete. Sto dicendo, il PDV è molto preciso, buon danni, appena un pochettino di rinculo, però è un'arma molto affidabile e si può usare fin dall'inizio, quindi ve la consiglio soprattutto quando prestigiate, diciamo, se ricominciate dal livello 1 è una buona arma per iniziare. E in seguito appunto il Vector, che è veramente micidiale dalla brevissima distanza, penso che sia l'arma più potente da vicino assieme allo Scorpion.
Tuttavia, dalla distanza perde abbastanza, quindi ho da usare con un certo criterio. Qua intanto vediamo il QG e basta, sono morto. E mi sembra, ecco qua si è bloccato. Dunque, passiamo pian pianino al secondo gameplay. E ormai devo far così. Ed eccoci qua con il secondo gameplay. Sempre stessa mappa, sempre stessa modalità, sempre stessa classe. Forse qua non usavo inflessibile ma antischegge, non lo so. P qua cambia un pochino perché prenderò io il QG e farò più punti. Il QG dà abbastanza punti se siete dentro e fate un'uccisione mentre siete dentro, il QG attivo vi dà 200 punti, a prenderlo altri 200. E quindi conviene tentare se avete antischegge perché vi fate veramente una sfracca di punti. Non è forse i livelli di postazione, però ci arriviamo vicino. Se uccidete un nemico che lo sta prendendo, però non siete nell'area del QG, fate soltanto 125 punti. Comunque, per salire di livello non è male. Ma appunto è una modalità da fare con un buon team, come nel mio caso, dove si gioca di squadra. Beh, si ha un ottimo controllo della partita. Dunque, poi cos'è che devo dirvi? Ah sì, le ricompense, appunto sto usando il VSAT, che è, se volete, la chiave di volta per le altre due, che sarebbero il Lodestar e il VTOL. Il VTOL non è che sia la mia ricompensa preferita più alta, anzi, dipende molto dalla mappa. In questa mappa molto aperta diciamo che funziona abbastanza bene, ma in altre mappe un po' chiuse, tipo, non so, Express. Non me ne vengono in mente altre adesso, però ce ne sono di chiuse purtroppo. Non va tanto bene, in quel caso è molto meglio i cani, ma in questo caso non avevo ancora sbloccato i cani, dunque stavo utilizzando queste ricompense. Tuttavia, queste ricompense non possono essere. Sì, si possono utilizzare anche giocando da soli tranquillamente, però è più difficile. In questo caso avevo Artifiz che mi tirava continuamente. C'era una buona. Nella squadra le ricompense mi sembravano distribuite abbastanza bene, ma soprattutto molta gente utilizzava score streak utili per aiutare anche me. C'era chi usava l'elicottero stealth, chi gli UAV, come in questo caso, che aiutano sempre. Adesso mi pare che cerco un luogo appartato, magari prima faccio un paio di kill con questo Vector, che appunto è anch'esso una delle mie armi preferite. E niente ragazzi, qua mi sembra che si era bloccato il gameplay perché aveva perso Lost. Adesso è quasi finito questo gameplay, giusto tempo di tirare un paio di ricompense. Ecco, il Lodestar invece è una di quelle ricompense che mi piace davvero tanto perché dura tantissimo ed è davvero devastante. Il raggio di azione di questi missili è veramente molto ampio, molto di più del Reaper di MV3, secondo me. Boh, forse addirittura un po' troppo, non so. Tante volte capita di fare doppie. Poi quando spawnano i nemici non sono così, non so, rispetto a MV3 mi paiono un po' meno immortali, o forse no, hanno un po' meno tempo di immortalità. Vabbè, comunque di sicuro volevo dirvi altre cose, ma visto che sta per finire il gameplay non le dirò. Ringrazio sempre chi gioca con me, che mi aiuta sempre a fare gameplay del genere. Tutta gente molto simpatica. Non li cito tutti, ma li metto nella descrizione. Volendo, Artifiz ha anche un canale, se volete ve lo lascio nella descrizione. E ci vedremo al prossimo video. Ditemi se vi interessano altri video del genere, se no aspetterò che fanno una patch per vedere i gameplay interi. Questo gameplay in realtà sarebbe stato appunto un gameplay. Ecco, si è bloccato. Vabbè, ragazzi, niente, lasciamo perdere. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!